Ciao Giulia. Ciao Mario. Allora, oggi siamo in un posto, non possiamo dire dove. Location segreta. Location segreta per un set di foto sul tema strega. Stile Halloween. Halloween. Come si può dedurre dal mio trucco? Ecco, trucco straordinario, la scelta dell'outfit buonissima. Questo non è l'outfit originale, dopo lo vedete. Sì, lo vedranno nel filmato, un po' nelle foto. Come ti è sembrato? No, molto divertente, a parte che qua mi sembra sempre che mi stia per cascare addosso una trave. Possiamo dire che è una vecchia fabbrica, chiamiamola così, abbandonata? Sì, sì, diciamo, ecco. Che ho il terrore che mi casca in testa qualcosa da un momento all'altro. Così, però è stato bello scattare qua, assolutamente, una bella location. Quasi quasi ci tornerei anche con degli outfit diversi da quelli da strega, perché secondo me è un posto con del buon potenziale. Va bene, allora gli utenti vedranno il filmato e il set di foto il giorno di Halloween. Assolutamente sì. E vuoi anticipare qualcos'altro? Qua sembra che ci sono i fantasmi, ci sono di trovarvi una location a Halloween. Dove venire, venite qua, perché è agghiacciante, ve lo dico. Veramente agghiacciante. A parte che fa un freddo, abbiamo scelto la giornata proprio più ventilata, ma almeno c'è il sole, dai. Almeno c'è il sole, fatto il mio maglioncione. Spiega tutto. No, il trucco in realtà è molto molto semplice. Se avete piacere vi faccio anche il tutorial, così se non sapete cosa mi fare. Ecco, sì, appunto, se hanno qualche domanda sul trucco, sugli outfit, possono scrivere in direct oppure lasciare i commenti sul filmato a seguito sul canale. Certo, e oltre a questo sapete che per qualunque info cosa, sapete che comunque potete scrivere sia su TikTok che su Instagram, sulle pagine di GD Ferro Team, e da là vi diamo qualche consiglio. Questo qua è un outfit che ho letteralmente fatto in un giorno e mezzo, con le cose che un po' tutti abbiamo a casa, quindi partendo da dei Dr. Martens, delle parigine, una gonna nera, l'ho scelto tu. E poi la parte sopra, che ancora è segreta, ma la vedrete dopo, è una giacca, quindi sono veramente pezzi che tutti possiamo avere a casa. Il trucco è stato semplicemente fatto con eyeliner, ombretto nero e mascara, quindi è veramente facile facile. Ho fatto proprio una cosa basic, così che un po' tutti potessero riproporla. Va bene, grazie Giulia. Un bacio, spero vi piacciono le foto.